Anche oggi la pagina che la liturgia ci presenta del Vangelo è una pagina del Vangelo di Luca. Ancora i discepoli di Emmaus, ma a questo punto tutti gli altri discepoli. Il Signore appare, si lamenta con loro dell'incredulità, del dubbio ancora che si annida nel loro cuore. Loro rimangono spaventati di questo. Ma quell'incontro diventa subito un incontro conviviale. Chiede del pesce arrostito e lo mangia di fronte a loro. Ma poi compie il grande gesto, apre la loro mente alla comprensione delle scritture e fa comprendere come lui sia quel Messia atteso per il perdono dei peccati, per la liberazione autentica dell'uomo, partendo da Gerusalemme fino ai confini della terra. E di questo dirà loro, voi siete testimoni. Ecco, sia veramente questo il dono grande che chiediamo al Signore, che apra la nostra mente a comprendere il suo Vangelo e compreso a poterlo vivere e testimoniare.